Benvenuti a tutti i Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo della differenza che c'è fra un file PDF che ha testo vettoriale e un file PDF che ha testo raster. Per capire meglio, il testo vettoriale contenuto all'interno di un file PDF come questo è il testo vero e proprio. Vedete che si può selezionare, si può fare tasto destro, si può copiare e incollare. Quindi estrarre del testo da un file PDF che ha del testo vettoriale è molto semplice perché il testo vettoriale, come vedete, è testo vero e proprio perché facendo la zoomata non perde praticamente di risoluzione. È molto semplice estrarre del testo da documenti come questi perché è sufficiente, per esempio, selezionare la parte desiderata, fare tasto destro copia, poi aprire un qualsiasi programma di video scrittura, fare test, tasto destro incolla e come vedete che il testo, essendo del testo vero e proprio, può essere completamente manipolabile. Anche per quello che riguarda, per esempio, l'immagine, se il testo, se il PDF è ad esempio vettoriale, è molto semplice perché è sufficiente fare tasto destro sopra l'immagine, copiare l'immagine, andare all'interno del nostro programma di videoscrittura, fare tasto destro, incolla e vediamo che praticamente il documento PDF può essere ricostruito all'interno di un programma di videoscrittura e poi si può fare un exporting nel formato PDF diretto. È molto semplice, basta cliccare, scegliere il nome, salvare, viene salvato. Quindi in pratica che cosa succede? Che se il PDF contiene del testo vettoriale come questo, cioè del testo che è selezionabile e copiabile, è molto meglio invece che perdere tempo a modificare il PDF vero e proprio. È molto meglio ricostruirlo all'interno di un programma di videoscrittura come LibreOffice Writer e poi esportarlo come PDF perché sia la parte testuale che la parte immagine può essere selezionata, copiata ed incollata. I problemi invece vengono quando il testo all'interno di questi tipi di PDF non è testo vero e proprio perché proviene per esempio da una scansione cartacea. Come vediamo qui questo è un PDF con 3 pagine e ho scritto questa è la prima pagina di un documento PDF con testo raster, cioè immagine. Come vedete io non riesco a selezionarlo perché questo è un'immagine. Come posso trasformare questo testo raster in testo vero e proprio? Ecco, bisogna fare il riconoscimento del carattere perché questo testo non è selezionabile. Noi lo vediamo che è testo raster perché se facciamo uno zoom noi possiamo vedere che questo documento perde di risoluzione. Perdendo di risoluzione noi capiamo che questo testo non è estraibile. La maniera più semplice che abbiamo trovata è per esempio andare all'interno di Google Drive e fare un upload del file PDF con testo raster, questo qua, e praticamente abbiamo scoperto che questa è una cosa che per altri forse era già nota, praticamente che Google Drive ha già di per sé un motore di riconoscimento del carattere OCR. Quindi praticamente io è sufficiente che uploadi questo file PDF con testo raster, faccio tasto destro e faccio apri con Google Docs e me lo ritrovo da immagine a testo. Praticamente la scansione OCR viene fatta automaticamente, lo sta facendo adesso Google Drive, vedete? E io basta che carico questo PDF se non ci sono delle informazioni, diciamo, riservate, vedete che praticamente Google Drive è passato automaticamente dal testo in formato raster immagine, vedete, al testo vero e proprio. Come vedete ha tolto le immagini, ma poi le immagini possono essere copiate e incollate. E vediamo che ha compreso anche che la lingua è l'italiano perché ha correttamente riconosciuto i caratteri con l'accento. Quindi una delle metodologie più facili è quella di caricare il PDF con testo non modificabile all'interno di Google Drive e poi praticamente metterlo direttamente, aprirlo con Google Docs e il riconoscimento del carattere OCR viene fatto automaticamente. Vediamo invece delle maniere un pochino più tecniche.
Abbiamo usato il programma gscan2 pdf, che è scritto gscan2 pdf. È semplicissimo, basta aprire, facciamo soltanto le cose più semplici, il pdf con testo raster, e noi vediamo che lui riconosce, no, che sono tre pagine. Noi facciamo da pagina 1 a pagina 3, facciamo ok, e siccome noi possiamo notare che sia le immagini del pinguino ma anche il testo sono immagini, in particolare lui, invece di trovare tre pagine, lui trova diversi elementi, perché lui ha diviso l'immagine del pinguino dal testo vero e proprio. Quindi da qui capiamo che questo era un PDF non con un testo vero e proprio ma con un testo raster. Quindi in questo programma gscan2pdf è sufficiente selezionare l'immagine in cui c'è il testo, andare nel menu strumento, scegliere OCR, che significa riconoscimento del carattere, scegliere il modulo GOCR, poi vedremo come si installa, e fare avvio. In un battibaleno, praticamente, noi se andiamo nell'output vediamo che questo programma gscan2pdf è passato dall'immagine al testo. Se noi clicchiamo, ecco che abbiamo finalmente trasformato l'immagine in testo. Evidentemente in questo caso ci sono sempre dei piccoli errori, vedete che ha scritto raster invece che raster, ma a questo punto, dopo che io posso finalmente selezionare il testo che era immagine, è sufficiente fare tasto destro copia e, come sempre, andare per esempio all'interno di un programma di videoscrittura come Writer e semplicemente fare tasto destro incolla, e io inizio a ricostruire il mio PDF, piuttosto che tentare di aprire il PDF originale, come vedo che viene spesso fatto. Io che cosa faccio? Lo smonto con questi programmi. È sufficiente andare nel tasto A, apri, lo apro e poi scelgo nel menu strumenti OCR. Io lo smonto, poi ne copio le parti che mi servono praticamente e le ricostruisco all'interno di un programma di videoscrittura, e poi è sufficiente fare l'exporting direttamente in PDF e lo richiudo in un PDF. Vediamo, ci sono altre tecniche. Per esempio, se io voglio usare una maniera ancora un pochino più professionale, è quella di trasformare il PDF con tasto raster nel formato TIFF, che è un formato un pochino più professionale. Vediamo che in internet ci sono siti come questi, da PDF a TIFF, e in cui si può selezionare la lingua, sempre selezionare la lingua, perché quando si fa il riconoscimento del carattere è fondamentale riconoscere la lingua. E si fa, per esempio, carica file, io scelgo il PDF con testo raster, il sito web fa il caricamento del file, vediamo, e poi alla fine io sta facendo la conversione, praticamente lo scarico in formato TIFF. Perché lo scarico in formato TIFF? Perché lo salviamo qua, ce lo scarica in formato zippato, ma è semplicissimo, basta doppio cliccarlo, selezionarlo e lo estraggo all'interno della mia scrivania. Lo estraiamo in formato TIFF, perché il formato TIFF è un formato particolare che riesce ad avere più livelli, più layer. Praticamente le tre pagine vengono suddivise in diversi layer. Adesso vediamo che se con questo formato particolare TIFF io posso sia usare nuovamente Gscan, ma posso usare anche degli strumenti più tecnici come Tesseract, che è uno strumento a riga di comando che non è così difficile da usare, perché è sufficiente fare il riconoscimento del carattere, andare, per esempio, vediamo, andare nella cartella scrivania, e poi vediamo che all'interno della cartella scrivania c'è testo raster.tif, e fare il semplice comando tesseract, poi devo scrivere testo raster.tif, cioè il nome del documento su cui fare il riconoscimento del carattere OCR, e poi fare un comando .ita, nel senso utilizza il dizionario italiano. Se noi clicchiamo, vedete, questo è praticamente un programma da riga di comando, ma il comando è stato semplicissimo, cioè il nome del programma, il nome del documento su cui fare il riconoscimento del carattere e il dizionario. Come vediamo, lui ha immediatamente compreso che il file TIFF constava di tre pagine, cioè di tre layer, tre livelli uno sopra quell'altro. Vedete, pagina 1, 2 e 3. Poi noi non gli abbiamo dato delle opzioni molto complesse che si possano
che si possono dare, e noi, siccome non abbiamo dato la risoluzione, lui l'ha scelta da solo e a noi ci va bene. Se andiamo a vedere noi all'interno della nostra scrivania l'output, il risultato del tesseract, è questo tasto, questo testo che contiene proprio del testo che deriva dall'OCR di quel documento che aveva del testo non estraibile. Vedete, questa è la prima pagina, questa è la seconda, questa è la terza. Ancora una volta io posso semplicemente, come vedete, Tesseract ha eliminato le immagini. Vedete, questo carattere strano sarebbero le immagini. Se io vado le posso eliminare, perché Tesseract si occupa esclusivamente del riconoscimento carattere da un PDF con testo raster. Ha eliminato le immagini, ma ci lascia il testo, posso selezionarlo finalmente, cosa che non si poteva fare prima. Copia, ancora una volta andare all'interno di un programma di videoscrittura, fare tasto destro, incolla, vedete che ho incollato la terza pagina, fare le mie modifiche, per esempio, perché questa non è la E con l'accento acuto, ma il verbo essere la E con l'accento grave, controllarlo, verificarlo e poi fare file, esporta come? Esporta direttamente in PDF, e qui lo chiamiamo noi export, per esempio, punto PDF, e richiuderlo in un PDF non modificabile. Quindi il mio consiglio, vedete, export.pdf, questo lo chiudiamo, non lo salviamo. Il mio consiglio, quando si incontrano, eccolo qua, vedete, un'altra volta c'è questo, c'è questo documento che abbiamo creato. Quando si incontrano dei PDF con testo non vettoriale, come questo qua per esempio, che può essere selezionato, copiato, incollato e modificato, ma con testo raster, cioè con un'immagine, invece di utilizzare il proprio tempo per tentare di aprire questi file PDF, forse sarebbe possibile ricostruirlo a mano utilizzando questi programmi di riconoscimento del carattere, quindi smontandolo pezzo a pezzo e rimontandolo a seconda delle nostre necessità. La quale cosa si può fare? Sia con questi programmi tecnici G-Scan e 2PDF che fanno il riconoscimento del carattere, sia semplicemente caricandolo all'interno di Google Drive e aprendolo col Google Docs, perché Google Drive ha un motore di riconoscimento del carattere interno, oppure utilizzando dei programmi più tecnici come Tesseract, i quali preferiscono per esempio passare non dal documento PDF ma da dei file più tecnici come quelli di TIFF. Questo video finisce qua, io spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.